Buongiorno, sono Ettore Politi, direttore di Sanità Domani e sembra essere un déjà vu. Ci ritroviamo ancora una volta col professor Mazzone, per carità, la cosa ci fa immenso piacere, anche perché nel weekend abbiamo assistito a due novità che riguardano, novità si fa per dire, che riguardano ancora lo studio pubblicato e reso ufficiale già lo scorso anno e che ha avuto il suo epilogo informativo il 3 dicembre 2020, cioè dire uno studio documentato, preciso, con un 120.000 tamponi, su base di 16.000 pazienti, quindi un lavoro di ricerca incredibile fatto dal professor Mazzone e dalla sua equipe. E alla fine la sintesi qual era? La sintesi era, prima di fare delle dosi, di somministrare il vaccino, bisogna calcolare e quantificare il numero di anticorpi presenti nell'organismo. Benissimo. A distanza di un anno, 2 settimane fa eravamo tornati sull'argomento perché, un illustre professore consulente del Ministero della Sanità aveva condiviso dopo un anno la tesi del professor Mazzone, o quantomeno era arrivato a quelle conclusioni brillanti anche lui. Ma sabato, proprio sabato questo, sulla Repubblica, a pagina 13, quindi non è una nostra invenzione, a pagina 13 leggiamo: Ridfield, dobbiamo convivere con il virus, vaccino ogni 6 mesi e test degli anticorpi. Morale della favola. Ve la faccio breve, tanto penso che l'articolo lo troverete sui vari anche online. E in poche parole c'è una domanda specifica, quindi dove lo studioso e il virologo americano, uno dei bracci destri del grande e famoso Fauci, afferma che uno dei modi per riuscire a contrastare e combattere il virus è quello di calcolare e fare la conta degli anticorpi presenti prima di somministrare una dose. Niente, quindi una novità assoluta, grandiosa, pazzesca, di cui oggi se ne riparla ancora oggi in un lancio ADN Crono, se ne parlano ancora tanti altri giornali a livello mondiale. Peccato però che questa roba è stata detta un anno fa, esattamente il 3 dicembre del 2020, è stata scritta su JAMA, rivista americana internazionale con tanto di studi, dal professor Antonino Mazzone, che per carità diamo a Cesare quel che è di Cesare, e quindi eccolo qua di nuovo, professore, ci perdoni se viene nuovamente citato non per ricevere un'onorificenza per i suoi grandi meriti scientifici, ma solo perché di rincalzo è in ritardo, fortunatamente, per carità. Professore, prego, intervenga pure e ci spieghi esattamente cosa sta succedendo. Grazie, dottor Politi, per le sue parole spesso immeritate, ma la nostra era una considerazione assolutamente semplice, perché noi siamo stati affetti, siamo affetti a una pandemia, ad un virus nuovo. I pazienti che hanno sofferto, che hanno avuto la polmonite e che sono stati ammalati da virus, probabilmente bisognava attendere per capire l'immunità naturale, quanto questa fosse in grado di difendere la stessa persona da una reinfezione. Il lavoro di JAMA è chiaro, ma ci sono un lavoro di Lancet e altri lavori pubblicati su riviste di prestigio che dimostrano che la reinfezione a un anno è inferiore all'1%. Partendo da questo, diventava assolutamente mandatorio quello di aspettare e non vaccinare chi ha avuto il Covid. Questa era la storia dello scorso anno, ma quest'anno, anche in presenza di dover fare una terza dose, dobbiamo trattare i pazienti che hanno avuto il Covid e che hanno già fatto una dose di vaccino in maniera diversa rispetto a chi non ha avuto la malattia, perché chi ha avuto la malattia ha un'immunità più completa e più robusta e sviluppa un'immunità e un numero di anticorpi sicuramente maggiore. Mi permetta, professore, La scusi, cioè, prevenzione, mi scusi. permetta, mi permetta, scusi, professore, parlando al nostro pubblico, sì, che è fatto di tanti medici che già apprezzano e conoscono il suo studio, ma anche di tanti cittadini che sono un po' a digiuno, in pratica, cosa sarebbe opportuno fare? Non dico cosa bisogna fare perché è la politica che deve pensarci, diciamo, cosa sarebbe opportuno, più saggio fare dal punto di vista scientifico? Che nei pazienti che hanno avuto la malattia, in alcuni pazienti immunodepressi, è fondamentale valutare il titolo degli anticorpi, perché
perché se uno ha tantissimi anticorpi come un trentenne o un quarantenne sano, è inutile fare una dose di vaccino, mentre se un paziente è immunodepresso e non riesce a sviluppare un'immunità importante, probabilmente è più utile farne anche la terza o la quarta dose, cioè ricondurre tutto a una valutazione medica sul significato della terapia, che è una terapia personalizzata. Noi oggi abbiamo 5 milioni di pazienti che hanno avuto il Covid. Questi 5 milioni di pazienti che hanno avuto il Covid, è fondamentale fare un test anticorpale prima di decidere se fare o non fare una dose, il che vuol dire fare una dose di vaccino più mirata rispetto a quella di farla a tutti in maniera indiscriminata. Anche perché ci sono dei dati pubblicati dall'ospedale Cleveland in America che dimostra che chi ha gli anticorpi ha un aumento degli effetti collaterali del vaccino. Perciò noi, se facciamo gli anticorpi e li possiamo monitorare nel tempo, se questi anticorpi diminuiscono, è quello il momento in cui fare il booster alla vaccinazione, prima di farla indifferentemente a tutti, perché in alcuni soggetti Covid, come dimostrato dalla pratica clinica, gli anticorpi aumentano. Se gli anticorpi aumentano, è inutile fare una dose di vaccino. Perciò capisce, dobbiamo riportare a un ragionamento clinico quest'idea che dobbiamo vaccinare tutti. Mentre sarebbe molto importante vaccinare gli ultra sessantenni, che sono 1.350.000 in Italia, che sono quelli che in questo momento ci creano i problemi. E se noi non li vacciniamo anche con un obbligo vaccinale, questo ogni anno noi avremo il problema delle infezioni, naturalmente di combattere sempre contro una polmonite da Covid-19. Ecco, professore, una precisazione che però non è un dettaglio, può apparire, ma lo è, invece è fondamentale. Quando parliamo di, io uso un linguaggio poco felice dal punto di vista scientifico, della conta degli anticorpi, parliamo di anticorpi che sono stati prodotti da un organismo colpito dal Covid oppure anche da una persona che non ha mai avuto il Covid ma ha già fatto una dose di vaccino o due dosi di vaccino? Sicuramente chi ha avuto il Covid deve avere la preferenza nel valutare con il test anticorpale gli anticorpi, però i giovani che hanno che sono sani, che non hanno patologie, che hanno fatto due dosi di vaccino, probabilmente sviluppano un'immunità tale che non è necessario fare a tutti la terza dose. Perciò questo, capisce, è molto importante oggi che noi possiamo gestire in maniera più tranquilla il flusso e l'epidemia che stiamo affrontando, in maniera tale da ragionare con serenità e decidere se una persona ha necessità di fare il vaccino. Se non ha necessità, possiamo anche aspettare, fare un controllo a 3 mesi o 6 mesi degli anticorpi. Se gli anticorpi si dimezzano, e quello è il momento importante dove fare il vaccino, fare il booster. Se gli anticorpi aumentano, non lo facciamo. Ecco, l'ultima domanda, professore, mi scusi, perché anche la qualità dell'audio e del video non sono granché, anche perché, come insomma, è bene dirlo ai nostri telespettatori, che il professore è stato da noi rapito mentre nel reparto, quindi col telefonino sta cercando di concederci questa intervista cortesemente, e quindi per chiarire. Professore, l'ultima domanda, arriva notizia a noi in redazione che la Regione Lombardia vi abbia inviato una lettera definendo che voi siete nuovamente un centro Covid, attivate di nuovo la centrale Covid di vaccinazione. Qual è l'organizzazione? Cosa pensa? Stiamo affrontando sia l'epidemia con l'apertura dei letti indicati dalla Regione Lombardia, il numero 42 per il livello 2, e abbiamo attivato anche i centri vaccinali per vaccinare tutti i pazienti che non solo devono fare la terza dose ma anche la prima. Stiamo parlando ovviamente dell'ospedale di Legnano, ospedale policlinico di Legnano, che è a soli 15-20 km dal centro cittadino di Milano. Grazie professor Mazzone, grazie professor Antonino Mazzone, e spero di non doverla ancora intervistare su questo aspetto, diciamo, di ridondanza del suo studio che continua a tornare indietro come se fosse un'invenzione di oggi, quando in realtà è uno studio che lei ha già condotto con successo lo scorso anno. Grazie ancora professore, buona giornata. Grazie a lei.